Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi vorrei parlare di un libro un po' particolare che avevo letto un po' di tempo fa. L'avevo quasi dimenticato nella libreria, poi prima, pochi minuti fa, stavo cercando un altro libro e mi è capitato tra le mani questo. Quindi ho detto no, devo fare subito il video, perché se non lo faccio subito poi succede che me ne dimentico. E questo è il libro, si intitola Prima del futuro, gli autori sono J. Asher e Caroline Mackler, non so come si pronuncia, comunque vi lascio il link per il libro, per acquistare il libro in descrizione. Ed è veramente un libro molto molto particolare. È ambientato nel 1996. Emma e Josh sono due amici, sono inseparabili, poi accade che lui un giorno prova a baciarla e le cose un po' si complicano. Lei diciamo che non la prende tanto bene, quindi per un po' non si vedono più. Un giorno però Josh suona alla porta di Emma con in mano un CD-ROM e su questo CD c'era una connessione internet in omaggio. Tenete presente, per chi non è della mia generazione, che nel 96 internet viaggiava a 56K, quindi era veramente lentissimo. Josh va a casa di Emma con questo CD perché lui non ha il computer, invece Emma ha il computer con Windows 95. Quindi mettono su questo CD e poi accade qualcosa di strano e di inspiegabile, perché sullo schermo del computer appare una pagina bianca e blu con la scritta Facebook. Tenete presente, sempre per chi non è della mia generazione, cioè chi è dopo la mia generazione, che magari non ci pensa, però nel 96 Facebook non esisteva. Quindi loro si trovano questa pagina e non capiscono di che cosa si tratta. Smanettano un po' e arriva la schermata con la foto di una donna all'incirca sui 30 anni e questa donna è Emma. E lei praticamente leggendo il suo profilo vede quello che succederà quando lei compirà 30 anni, perché quello che succede è che ogni giorno la Emma, diciamo trentenne, si collega a Facebook e condivide delle cose, mette delle frasi, mette comunque dei fatti che riguardano la sua vita. E si accorgono che anche Josh è su Facebook, quindi anche lui può vedere quello che succederà appunto nel futuro. Quello che però è particolare, che loro possono fare, è che possono intervenire, quindi non è soltanto una pagina che loro possono leggere, ma è una pagina alla quale loro sono collegati. Quindi praticamente possono cambiare il futuro di questi due trentenni che saranno loro, intervenendo in quel momento del presente. Quindi basta semplicemente che loro pubblichino una foto o comunque rispondano ad un commento che il futuro cambia. E questo libro non vi svelo altro perché davvero è talmente particolare che va un po' scoperto pagina dopo pagina, però è veramente particolare, a me ha fatto sorridere. Perché ci sono delle parole tipo status, richiesta di amicizia, che per noi adesso sono ovvie, ma quando loro se le trovano davanti non capiscono assolutamente di che cosa si tratti e che cosa significhi tutto questo. Quindi in qualche modo ci mette anche un po' di fronte alla riflessione che magari tante volte non facciamo, ma di come era la vita senza internet, senza Facebook, senza le classiche richieste di amicizia, senza i tag, senza tutte queste cose. E quindi ovviamente mi ha fatto fare un po' un tuffo nel passato, facendomi ricordare a come io vivevo la mia vita quando queste cose effettivamente non esistevano. E è un libro particolare perché fa riflettere anche un po' su quanto sia pericoloso andare a cambiare, desiderare comunque di voler cambiare il futuro, perché quando si cambia una piccola cosa, un piccolo dettaglio, poi ci si ritrova tutto stravolto. Magari per quel piccolo dettaglio ci sono cose più grosse che accadono o che non accadono. Quindi, insomma, è un libro anche che fa riflettere un po' su questi temi. Io, come dicevo, non vi svelo altro perché va scoperto pagina dopo pagina. Quello che vi posso dire però è che è un libro veramente particolare che secondo me è anche una buona lettura estiva. È un libro che fa riflettere perché
perché secondo me se andiamo veramente a riflettere a fondo sui contenuti, sul messaggio, diciamo più che sui contenuti, sul messaggio che questo libro vuole trasmettere, davvero può essere una lettura interessante. E io ve lo consiglio anche per l'estate, perché nonostante faccia riflettere su questi temi, comunque è scritto in modo molto scorrevole, molto leggero, ci sono un sacco di dialoghi, quindi è un libro che davvero si legge sotto l'ombrellone in tutta tranquillità. Quindi insomma, ve lo consiglio, vi mando un bacio, vi auguro buone vacanze perché sono sicura che tanti di voi saranno in vacanza, saranno comunque in procinto di partire per le vacanze. Vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!